È un quadro allarmante e sconfortante quello che viene fuori dall'analisi dei fallimenti in Italia, aggiornata al terzo trimestre 2014. Nei primi 9 mesi del 2014, infatti, in Italia hanno portato i libri in tribunale 11.103 imprese, 3.002 solamente nel terzo trimestre dell'anno, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2013. In media sono fallite 61 imprese ogni giorno, più di 2 imprese ogni ora. Inoltre, rispetto al 2009, il numero dei fallimenti relativi al terzo trimestre è in continua crescita, con un aumento del 74% negli ultimi 5 anni. Dal 2009 a oggi, inoltre, si contano 70.673 imprese che hanno portato i libri in tribunale, numeri che sottolineano uno scenario economico ancora preoccupante. Analizzando il numero di fallimenti registrati nel corso del terzo trimestre degli ultimi anni, si evidenzia il trend di aumento costante. Erano 1.730 nel 2009, 2.058 nel 2010, 2.105 nel 2011, 2.397 nel 2012, 2.664 nel 2013. Record negativo per il 2014 con 3.002 casi. Una preoccupante fotografia economica commentata dal direttore generale della BCC di Buon Abitacolo, Angelo De Luca. I dati sono stati forniti da Cribis DEB, società del gruppo CRIF. I dati relativi al terzo trimestre nel 2014 mostrano una situazione ancora molto preoccupante per le imprese, con dati che testimoniano il continuo aumento dei fallimenti e delle difficoltà delle realtà imprenditoriali. Emerge la difficoltà del settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso, oltre che dell'edilizia. Entrambi i settori hanno infatti superato le 3.000 imprese che hanno portato i libri in tribunale solo nei primi 9 mesi dell'anno, ha aggiunto De Luca. È forse l'ora che il governo passi dalle enunciazioni ai fatti. Questa è una situazione insostenibile e a rischio l'intero sistema del credito, oltre che il complesso sistema produttivo del nostro paese, ha concluso De Luca.